Le coballe giacenti sul suolo campano non possono essere termovalorizzate così come sono, ma necessitano di ulteriori lavorazioni, perché probabilmente chi aveva il compito di controllare la produzione di CDR non l'ha fatto attentamente. È possibile, secondo te, che l'emergenza rifiuti sia stata usata per bypassare le leggi in materia ambientale? In certi casi, cioè per la costruzione degli impianti, è stata usata per bypassare le leggi ambientali. È stata usata essenzialmente per eludere le cosiddette VIA, le valutazioni di impatto ambientale che vanno fatte dal Ministero dell'Ambiente. Allora, in nome dell'emergenza, in nome del fare presto, spesso e volentieri si è usata l'emergenza per aggirare le valutazioni di impatto ambientale. Ma il commissariato è stato fatto soprattutto per un altro motivo. È stato fatto per poter gestire in modo emergenziale una valanga di soldi pubblici dell'ordine di miliardi di euro. Un ente pubblico ha un bilancio molto attento da fare ogni anno, soggetto a revisioni. La contabilità di un ente pubblico è un qualcosa di complicato. Il commissariato straordinario, in quanto commissariato emergenziale, ha avuto la possibilità di usare soldi pubblici, quindi soldi nostri, di tutti gli italiani, di usarli in una cosa che tecnicamente si chiama contabilità semplificata. Quindi ha avuto la possibilità di usare in modo spesso quasi privatistico dei soldi che invece sono pubblici e che andavano gestiti in modo pubblico. L'esempio classico qual è? Porta come esempi di compatibilità ambientale l'impianto di Brescia, quello di Copenaghen o quello di Vienna. Ci puoi spiegare le differenze tecniche tra questi impianti e quelli da realizzare in Campania? L'impianto in Campania non sarà molto diverso dall'impianto di Brescia, ma sarà profondamente diverso dall'impianto di Copenaghen e dai tre impianti di Vienna. Innanzitutto si citano Copenaghen e Vienna un po' a sproposito, perché si tratta di un'impiantistica completamente diversa. Gli impianti di Vienna, impianti non solo di Copenaghen, ma di tutto il nord Europa, sono impianti nati per il teleriscaldamento. Perché in Nord Europa hanno motivi più forti dei nostri per dover fare del teleriscaldamento, però sono impianti da 400 tonnellate al giorno. Allora, è chiaro che una grande capitale europea come Copenaghen o una come Vienna, anche Stoccolma ad esempio, producono molto di più di 400 tonnellate al giorno di rifiuti. Allora, fare un impianto così piccolo, da 400 tonnellate al giorno, cosa comporta? Comporta che l'autorità pubblica è costretta a spingere fortemente verso il recupero, verso il riciclo, verso la raccolta differenziata prima di tutto, in modo che raccogliendo carta, vetro, tutto differenziato per bene, quello che rimane a valle, che proprio dovrebbe andare in discarica, rientri nelle 400 tonnellate, che è la capienza dell'impianto di teleriscaldamento. Brescia non è così, Brescia è un impianto a 2000 tonnellate al giorno. Ma Brescia è una città da 200.000 abitanti, quindi Brescia non fa 2.000 tonnellate al giorno di rifiuti, ne fa molte di meno. Infatti si fa bene i rifiuti da tutta la provincia e a volte anche da fuori provincia. Ma non solo. Un impianto così grande, un impianto di incenerimento è come un altro forno, quindi è acceso sempre, 24 ore su 24. Lo spegnimento è una cosa complicata, è anche la eventuale riaccensione ancora più complicata. Quindi l'impianto va alimentato. Allora, cosa è successo a Brescia? È successo che per poter alimentare l'impianto è crollata di fatto la raccolta differenziata. Un impianto di incenerimento così grande vede la differenziata come la concorrenza, come quel metodo di raccolta rifiuti che in qualche modo gli toglie combustibile. Bene, l'impianto Acerra è da 2000 tonnellate al giorno anche lui. Addirittura tutta la taratura dei tre impianti in Campania, visto che con uno abbiamo rifiuti, se ne vuole fare un terzo a Salerno, è fatto con un numero di tonnellate al giorno tale che il numero di tonnellate bruciate in un anno corrispondono a tutti i rifiuti prodotti in Campania. Questo vuol dire che la raccolta differenziata non si vuole fare? Perché se cominciamo a fare raccolta differenziata e recuperare dei materiali non basteranno più i rifiuti per alimentare l'inceneritore. O in alternativa, se la Campania dovesse fare una buona raccolta differenziata, per tenere in moto gli impianti occorrerebbe allora far arrivare rifiuti anche da provenienza extraregionale. E ci sono già pronte altre regioni in emergenza rifiuti o che stanno quasi per arrivarci, quindi regioni come la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, che sono prontissime a mandare in Campania i loro rifiuti da bruciare. Quindi o si vuole destinare la Campania a diventare uno dei poli di incenerimento di tutta l'Italia centro-meridionale,
Ora, l'alternativa vuol dire che si vuole ammazzare definitivamente la raccolta differenziata. Questo porta a delle conseguenze anche sul come evolve la società stessa. Rifacciamo l'esempio di Copenaghen. L'impianto è da 400 tonnellate al giorno, non se ne vuole costruire un altro, quindi deve bastare sempre. Quindi bisogna anche fare in modo che la popolazione non incrementi il numero di rifiuti prodotti. Tanti devono rimanere, in modo che tra raccolta differenziata e incenerimento quadri i conti. Qui da noi le cose le si sta facendo un po' diversamente. Molti impianti di incenerimento, quello di Brescia soprattutto, era progettato per essere una linea, poi ne hanno aperto una seconda, ne hanno aperto di recente una terza linea addirittura. Tre linee di incenerimento significa anche un'altra cosa. Significa che è aumentato nel corso dal 94 ad oggi, è aumentato il numero di rifiuti pro capite prodotti in tutta la provincia. Quindi si cerca alla gente di far produrre più rifiuti mediante quindi la vendita di più prodotti usa e getta e cose del genere per tenere in moto l'impianto. Per questo dico che è una conseguenza su come evolve la società, c'è anche una conseguenza sociale forte. C'è da scegliere se si vuole un mondo con un futuro che sia più o meno sostenibile con i materiali che vengono riciclati, oppure un mondo basato sulla combustione a ripetizione di tutto. Secondo te c'è un nesso tra le garanzie date ai cittadini campani in merito alla futura termovalorizzazione delle pseudo ecoballe giacenti sul suolo campano? Ma ai cittadini campani avrebbero bisogno di una sola garanzia, quella dell'esistenza di un futuro, cosa che al momento non gli viene data nel modo più assoluto possibile. Al momento gli impianti si dovrebbero fare ma non si fanno. Mentre li si vuole costruire qualcuno mette un veto, perché è incredibilmente facile sulle questioni dei rifiuti, mi riferisco alla politica, mettere dei veti e dire no, per me non si deve fare, piuttosto che affrontare la cosa in modo propositivo. Quello che ci vorrebbe per la Campania è prima di tutto, tanto per cominciare, una seria politica di riduzione a monte del rifiuto, cosa che ci si guarda bene dal fare, perché in un'epoca post-fordista di produzione industriale quello dei rifiuti diventa paradossalmente uno dei budget più grossi del mondo industriale stesso. Quindi mentre una volta la creazione di profitti era fatta sulle merci, adesso la gran parte della creazione dei profitti si fa invece sui rifiuti. E quindi, essendo diventato un grosso affare, non si pensa per niente a una riduzione a monte dei rifiuti. Ma non è soltanto l'assenza di impianti. Un'altra garanzia che i cittadini campani non hanno è la rimozione e la bonifica degli attuali depositi di ecoballe. Un esempio che valga per tutti: Taverna del Re a Giugliano, di cui abbiamo visto le fotografie anche aeree un po' su tutti i giornali e in TV, e che addirittura un impianto, un deposito talmente grande da essere visibile via satellite addirittura, quindi dallo spazio si vede, dove ci sono quasi 4 milioni di tonnellate di ecoballe. Che col tempo, insomma, i teli si sono stracciati, c'è stato molto percolato che si è infiltrato nel terreno, esalazioni gassose che hanno avvelenato i terreni circostanti, e non c'è nessuna certezza sulla bonifica futura e sull'eliminazione di quel grande deposito di ecoballe. A questo si aggiunga anche la bonifica degli altri siti inquinati, altra garanzia che non c'è. Allora, in definitiva, quando si sente parlare di emergenza rifiuti in Campania, vuol dire che proprio si sta impostando male il problema, perché bisognerebbe dirlo al plurale: emergenze campane, rifiuti.